quest'anno va la caviglia di fuori, pecora. E tutta la pecora lo fanno, brava pecora, brava. Al campo di concentramento, chiudere le porte, grazie. Qui vediamo una pecora un po' svogliata. Muoviti, pecora. Pecora, muoviti, pecora. Questa è Maddalena Corvaglia, pecora. Guarda com'è sexy. Vorresti diventare anche tu come lei? Pecora? Grazie Deichmann, puoi anche tu. Se tu vuoi, tu puoi, pecora. Non allenare la mente, pecora. Allena solo il corpo. Quello che devi vendere. Devi essere una prostituta, pecora. Guarda Maddalena, una whore professionista. Ecco, col tacco da 20 cm. Pecora, puoi anche tu diventare una prostituta. Diventa come me. E guarda, funziona. Funziona. Tutti lati, tutti fuori, bellissime fuori, sozzo dentro. Oh, che bello questo rumore. Allora, pecora, qui vengono tutti i boss, no? I imprenditori, i capi, no? La mattina siamo a capannelle e si allenano a frustare lo schiavo, diciamo, no? E poi quando finiscono qua si stanno allenando praticamente per poi frustare gli schiavi, quelli a due zampe al lavoro, no? Che dove stanno? Eccoli qua, via. I capi, ecco, guarda come sono eleganti e belli. Gli animali stanno con gli animali, ok? Loro sono bravissimi a frustare, sono gli agenti del sistema. Pecora, guarda dove siamo, pecora, guarda che bello, pecora, tutto per la tua sicurezza, pecora, guarda quante so questo, 1, 2, 3, 4 pecora tutte per te. Ma aspetta, pecora, che non ho visto quest'altre due qua, eccole. Pecora, altre due. Ne sono già 6 in 2 metri, guarda, pecora! Ma attenzione, pecora, attenzione. Qui c'è questo graziosissimo aggeggio tecnologico che aiuta a concentrarsi. Emette rumori spettacolari. Ma attenzione, attenzione a pecora, guarda che ti faccio vedere adesso, pecora. Ecco. Anche questo ti aiuta, pecora, è per te. Ecco. Pippa, doccia, canna, letto. E la pecora ha fatto. Che bella vita, eh? E un'altra pecora sexy. Ah, pecora, se vuoi andare in Brasile con 200 euro. Poi altre pecore sexissime. E poi facciamo il tifo tutti quanti per Gabriella Sisti, sindaco di Ciampino. Che pecora? Un nuovo mostro per te, pecora. Piano piano stanno sostituendo tutti i lampioni con quei tipi nuovi, no? Che ringraziamo la tecnologia, grazie tecnologia, grazie. E quindi diciamo questi qua che emettono onde pericolose per il tuo corpo, pecora, però a te non te ne frega niente, pecora, no? Ovviamente. Quindi adesso smontiamo tutte quelle che non danno fastidio e mettiamo quelle nuove, con l'antenna che bombarda la pecora. Questi vendono roba a prezzo basso, avvelenata, e parlano di salvare l'ambiente, guarda. Questi salvano l'ambiente. Questi vendono cibo avvelenato, questi zozzoni. Allora ragazzi, vediamo un po' i murales, no? Ci troviamo qui alla stazione, no? E però vediamo, perché le pecore vengono programmate dai loro padroni, no? Che ordinano questi tipi di arte, no? Ecco, l'artista adesso ha fatto dei zombie che guardano la nascita di un nuovo uomo. Questo nuovo uomo è una metà fra computer, macchina e uomo, no? Che è quello che stanno cercando di fare questi malati di mente, no? Di trasformare piano piano l'uomo in una macchina che non gli serviamo più. E da notare anche il sole, Lucifero, luce, light, conoscenza, intelligenza. Loro pensano di essere intelligenti e mettono il sole come simbolo di intelligenza, no? Sempre. È nato un nuovo uomo, ecco, il nuovo uomo è formato con la cultura e tutto ad essere come lo vogliono loro.
qui sopra vediamo, ci sono i giovani, no? Si sentono musica tipo, come si chiamano questi deficienti hip hop italiani, no? Fabri Fibra là, come si chiama? Coso e Basta, là, come? Basta, non so. Che ne so come si chiamano? Ecco, un'altra pecora ribelle. Da notare anche questo simbolo qua, che è un'invenzione loro dei padroni. La pecora mascherata, la pecora deve essere mascherata, non deve avere il coraggio delle proprie azioni. Zombie, così via. Qualcuno ha già fatto la trasformazione, è già diventata macchina qua, eh? Gli altri sono così ancora, piano piano. Più o meno così stanno tutti, eh? Zombie totali. Ecco, tutti che guardano uno. Pecore da merda che siete altro. Pecore. Vorrete divorate, ve lo meritate. Pecore. Vediamo tutti questi che sono bellissimi. Vediamo cosa succede alla fine di questo, tutto questo racconto. Ecco, siamo qui in una pecora che sta andando là. Vediamo, piano piano sta nascendo un nuovo uomo. Bello, bello. Comunque qui vediamo, ecco, la pecora al lavoro, piace? Pecora! Questi della stazione qua, del comune, dei malati, che ricordiamo chi sta al comune è malato di mente, no? Che controlla, no? Devono ordinare questi disegni, no? Loro gli danno più o meno il tema, no? Tema transumanismo, ecco, rettiliani. Capito? E uno prende in giro magari David Icke. Tiè. Da uomo a rettile, l'evoluzione. Ecco. Loro vogliono portare le pecore a diventare come loro. Fredde, calcolatrici. Insomma, ragazzi, stiamo riandando di nuovo a Velletri perché ci manca l'ultimo segmento per completare i castelli romani. Ah, ma allora ci sta il modo per farlo in modo manuale, no? Senza rumore, senza benzina, senza niente. Niente. Io non capisco perché la gente se non si riposa più, tutti i motori. La motosega. La motosega. Questa qua non costa niente, fa tutto. Ogni tanto la devi un po' affilare, no? E basta. Ecco, io non capisco. C'è della roba, per esempio. Dare, no? Delle medicine. Ah, ok. I pesticide, come li chiamano. Sì, infatti, queste li chiamano allora, medicine, invece quello bisogna chiamarlo veleno. Proprio. È veleno, questa povera. Pure le medicine che ci prendiamo noi è veleno. Farmaco significa veleno. Esatto. Che sta da medicina ai pesci, quella roba potente, la puzza te pagate per terra, io dovevo andare via quando stavo da casa, dovevo andare, la puzza te da qua. Quello è veleno proprio, per quello ci vanno 60 giorni prima che tu raccolti. Le attacca nei formiche, ah, okay. Le fragole se finisce, ma io che cazzo. C'è una roba da dare che le formiche spariscono. Però dice, per parecchi giorni, però dovrei cogliere domani, fa dopo domani, però se sciacqua bene, se leva sta roba là attorno. Se te va bene. Se no dice, al massimo lo fa venire per dolore di pancia, però se sciacqua bene no. La cosa bella è che lo mangiano pure loro sta roba. Sì, perché dice tanto che te fa. Però mi sa quella che raccogliono, che devono aspettare quella, non la mangiano. Capito? Mettono da parte qualcosa di... Quando va qualcuno di qua, da questi bagarini che vengono anche sul posto, ah sì, la cagliaccata, perché non dica ciò. Ah, questi qua, no, questi non li posso dare, però questi. Ma sanno che qui lì. Oh, non c'è niente da fare, la roba se la fai per te, la fai bene, se la fai per l'altro, noi siamo stronzi, non riusciamo a vedere l'altro come. Ma non fa quel lavoro, non do bene. Esatto, la roba. Però noi la coscienza ce l'hanno levata ormai. Che poi queste qua sono erba, per esempio, non questa che sta qui per strada. Okay. Però molte di queste, per esempio, sono roba che una cotta la puoi pure mangiare. Pure il trifoglio si mangia, no? Ah, si voglia.
cicoria, ci stanno l'ortica, no? Lo vedi qua come si vede la roba? Adesso questa la prendo. Praticamente farà tipo il giro del ciglio del vulcano, diciamo. Farà una specie di giro. È una bella camminata. Speriamo che regge il tempo. Si regge. Regge oggi, no? Diciamo che sarà tranquillo, bello, no? Grandine. Arrivederci, buon lavoro. Invece di comprare la roba al supermercato, ecco, magari non prendere l'ortica che sta sotto al ponte, lì a Milano, diciamo, ma va un attimo un punto un po' pulito, magari usa i guanti, non fare il pirla come me. Ho trovato questo bastone così a forma di... Quindi, tra l'altro sta anche piovendo e io non c'ho l'ombrello. Siamo gente professionista, insomma, preparati per tutto. Ecco, guarda che belle foglie l'ortica, ragazzi. Questa è l'ortica, no? Si può mangiare, no? Questa è buonissima per mangiare. Questa è come la bollisci un po'? La bollisci, poi tu si vuoi mangiare la verdura, la mangi. E la verdura la scoli come insalata. E invece rimanenza, il brodo, bevi così. Da paura, quindi pure sì, il brodo. Questa fa benissimo. Se te parli con un dottore, un professore, io pure l'ho fatta. Questa, ecco, la prende così, ma non ti preoccupare, non fa niente. Bada, ma a me... No. Ma ha bruciato diverse volte. No, ma te la devi prendere così, guarda. Si pizzica un pochetto, però non è che ti fa niente. Ah. No, ma che ti fa? Ammazza. No, io ogni volta che la sfioravo, no, ma ammazzavo. Grazie. No, ma non fa niente. Pizzica un buchetto, però non è che fa niente. Ah, ecco, quindi... La gente prende e non capisce, noi non capiamo certe volte. Bravo. Perché loro, io che ne vengo dalla campagna, certe volte i dottori mi dicono, dice Marco, guarda di mangiare l'insalata pura, quella pura, hai queste fragole te quando compri le fragole, quelle grandi, dentro sono vuote, perché sono i permoni, no? Lei mangia la carne, no? Questa fettina diventa così. Come fanno a fare? Fanno perché gli mettono i diserbanti, che cresce la roba. E poi la gente si ammala, no? I tumori, gli infarti, perché? Vieno da queste cose. Capito? La gente pensa di risparmiare al supermercato. No, ma su poi alla fine... Io mangio pure i tafoni, lei... Per esempio questi sono lupi, no? Un'altra cosa devi imparare. Devi stare attento quando non c'è il latte. Allora questi vuoi mangiare. E come i tafoni? Il latte significa che non è ancora pronto, diciamo. Ecco. Vedi c'è quest'altro? Guarda. Questo no, puoi mangiare, vedi, è velenoso. Però c'è questo qua, noi chiamiamo i tafani. Mamma mia. Questo te lo fai così, vedi? Ti ringrazio molto perché mi stai a dire. Mangia, senti che sapore che c'ha questo. Vai tranquillo, non ce n'hai paura. Che mazza, questo è ancora... No, senti che sapore che c'ha. Fido, io basta che vedo la persona capisco che... No. Che non sto... Cioè, non... ti sto dicendo sì. Roba che a me... Mamma, questo è buono. Pure i dottori a me mi dicono, questi si chiamano i tafani. Tafani. Questi li fai a uso insalata con insalata a pezzettini e li metti in mezzo all'insalata. Mamma mia, ti ringrazio veramente perché sono ignorante totalmente. Ecco, vedi, gliel'hai questo qua. A parte del fiore? Sempre il tenero, vedi? Sì. Si sente che è un po' tosto, allora gli vai sul tenero, vedi? Io perché sto cercando di riconoscere bene. No, ma te guarda, puoi pure portare appresso, no? Vai, non so se leggi i libri, leggi... capito, piano piano poi mi devo informare. Devi imparare. Senti questa che è sapore? Per mangiare, senti il sapore. Mamma mia, ma che stai scherzando? Ma se vai a piedi come fai a andare a capriola adesso? Se continua così mi sa che... Come fai? Guarda che da qua neve l'acqua, da questa zona. Mi stavo a divertire, era una bellissima zona e tutto, ho imparato tutte queste cose, ti ringrazio. Per me sta a piovere. Ma devi portare sempre ombrello. Mannaggia, dopo sta cazzata. Hey, wait a minute. Let's go! Beh, diciamo che non ha funzionato perché praticamente sono un po' bagnato, diciamo. Conviene a sto punto tornare indietro. Qualcosa comunque abbiamo imparato, tipo non scordare mai l'ombrello, sempre, anche d'estate. Portalo. Lascia sta Giuliacci che ti mette il sole oppure ti mette la pioggia quando in realtà non c'è pioggia. Lascia stare. Porta dell'ombrello. Non te fida degli esperti. Allora ragazzi, pare che ha smesso e io non mi fermo, vado avanti anche se piove, fa di tutto. Questa è la prelibatezza, questa parte qua. Guarda come si sta arrampicando, io purtroppo adesso ringrazio Dio che me l'ha messo qua e devo spezzare la sua vita. Mi dispiace moltissimo,
però per fortuna dicono che le piante non hanno l'anima, quindi non soffrono. Però io in qualche modo qualcosa devo pure mangiare, quindi c'è una fonte La Pescara, quindi acqua buona. A ricordo di un grande amico, Walter Pantoni, Balilla e tutti gli amici, 2016. Ciao Walter. Questa è acqua di fonte. Può sembrare brutta così, ma questa è l'acqua migliore che ci sta. Just having some fun. Quando c'è tempo, nel senso che hai tempo per spulciare le cose, a un certo punto tu capisci che porca troia, tu sei veramente un ingranaggio di un meccanismo del cazzo che... Io come te ho sempre contestato questo stato di merda che te strozza. Bravo. Che non ti aiuta, ma ti strozza. Soprattutto il piccolo. Torni a casa la sera dopo una giornata di lavoro, se hai guadagnato 100 euro, 70 le devo dare allo Stato. Oh, perché? Perché? Che sono pezzi da merda. Perché? Te danno il giusto per sopravvivere, guarda. Perché io 70? Perché io devo tornare a casa la sera e trovo lì una persona alla porta che mi dice dammi 70 euro? E quelli porca troia vanno alla banca, pieno interesse senza far cazzo.